Salve ragazzi, bentornati in Shadow of the Colossus. Oggi, come zero, come al solito, bene. Andiamo a vedere altri due bei gigantoni. Ok, molto bene. Il prossimo boss che andremo a vedere sarà Celosia, quindi, se non erro. Eccolo. Che, come hanno detto, è un guardiano di un lago, ma è uno dei boss che c'è da usare l'ambiente. Ambientazione. Allora, di qua? Sì, sembra che devo andare di qua. Sì. Devo passare di qua, devo ripassare il ponte. O devo seguire? Mi sembra c'è comunque il ponte da passare. Guardate Quadratus sommerso dalla sabbia. Potrebbe anche tornare giù e rifare i colossi, per le sfide, per ottenere gli oggetti bonus, armi bonus, i colori del cavallo, e c'è modalità sia hard che normal. Noi mi sembra non abbiamo fatto niente di particolare, infatti abbiamo solo questa via. Sconfiggi 10 colossi, modalità sfida difficile, 12, 14, 10 colossi normale. Non abbiamo fatto dei grossissimi punteggi a tempo, ecco. Allora, se non erro, dobbiamo andare tutto di qua. Sì, esatto. Allora, per scendere. Ricordarsi tutto. Ah, ecco. Da lì, infatti non possiamo andare col cavallo. Telecamera fa un po' come riparo, giustamente. Dobbiamo andare lassù. Dai, su, via.
Purino, noi lo chiamiamo ma non può arrivare. Chissà se lì ci danno modo di salire, mi sa proprio di no. Dobbiamo passare da qui e arriveremo qua sopra, dove c'era l'illuminazione tenue. Questo boss, a differenza degli altri, è un colosso, diciamo, tra virgolette, un po' anomalo, molto piccolo. Sì, c'è da saltare. Esatto. È un colosso piccolo e veloce. O quello che penso diamo tutti nei giochi, una specie di cane. Eccolo qui. Via. Via. Oh. Si è buttato per terra il bastardo. Oh! C'ha acchiappati precisi, eh? Dai, su, tiriamoci su. Queste sborne, lui. Oddio. Non si vede molto, eh? Ok, noi adesso prendiamo questa torcia, ma la torcia si spenge. Come ti permetti? Ah, ma guardate voi se devo stare sdraiato. E bisogna spingerlo via indietro. L'unico problema è che questa torcia tende a spengersi. L'obiettivo appunto era farlo cadere, perché cadendo si rompe l'armatura dietro. Allora lui sta lì beato per un pochino. Vai, scendi. Strullo. Dov'è? Qui. Questo è molto legnoso, perché lui si muove veramente tanto. Conviene non aspettare proprio la fine del caricamento della spada, perché non è proprio possibile. Ok, un altro. Ok. Se appunto dovesse capitare che non ce la fate a tenere la presa, lui torna nella stanza principale. E a quel punto dovete risalire sopra una di quelle torce e salirgli nel groppone da lì. Che è andata molto bene a questo giro, ma in realtà.
se vi capita di attaccarvi di lato, quindi con le gambe o sulla sua testa o sulle sue zampe davanti, e la presa non è molto piacevole né facile. Un ponte mobile per salire più in alto. Su, su. Subito, gelosia, vi arriva. Wallop. Allora, passiamo da di qua. Non mi ricordo molto bene, mi sa che devo passare per l'altro ponte. Eh sì, quest'altro ponte piccino qui subito. Sì, quello. Aquila, che ci dice che la strada è giusta. Qui, se non ricordo male, c'è uno spezzone bellissimo, eccolo qui. Guardate, guardate come hanno fatto. Fermati, cane di un cavallo. Diciamo che è un po' da screenshot, eh? Come c'è stazioni. Motion blur lo levo del tutto perché beh, notte. No, vabbè, volevo salvare una schermata, ma non importa. Allora, lì devo mi sa ripassare quel tutto. Sì. E quindi farlo di là. Allora lì. Questo non mi ricordo, no, questo ci manca del tutto. Quindi abbiamo la nostra salamandra.
Andiamoci a prendere la nostra codina. Up. Là. Perfetto. Eccolo lì. È proprio lì. Musona. Andiamo. Bisogna passare anche questo ponticino lì e arrivare in quelle arcate. Lì praticamente c'è un lago. Un lago e noi dovremo usare il colosso per arrivare a delle piattaforme più alte. Allora, ah, da qui non si passa, però. Dobbiamo passare da qui dentro. Ci sono sempre dei bei, del bel vedere, cioè. Sulle foreste. Qui agro va un po' per conto suo. Sa che vado più veloce io a corsa, eh? Oh, dai, un sassolino. Niente, via, è più forte di lui. E gli rompiamo le scatole, giustamente. Dai. Tra l'altro ci sta che di là non so nemmeno se ci possa andare, ma come minimo c'è qualche cosa. Vai. Facciamo il giro. Ciao. Ciao ciao. Qui. Stavo per fare una finaccia. Allora, vediamo come si attivava, perché mi sa che è lunga, deve arrivare a quella piattaforma lì. Cioè, eccolo qui. Abbastanza brutto questo colosso, tra l'altro ha tipo dei denti sopra la testa, cioè proprio, vedi, c'ha dei denti brutti sopra la testa. E i denti, praticamente colpendo i denti, noi gli si dà un po', tra virgolette, la direzione quando gli siamo sopra. Con quelle corna, non ha occhi lui, ma c'ha queste corna. Quando le corna diventano rosse, lui è arrabbiato. È arrabbiato tanto. Eccolo qui. Tanto ci ha colpito già la prima volta.
sfruttiamo lui per farci spostare, restando gli appiccicati. Eccoci qua. Ok, praticamente ora che gli siamo sopra dovremo guidarlo tramite niente. Oh. No, aggrappato. Stai aggrappato, per favore. Niente, via. Ok, questa è la classica volta dove il colosso praticamente non ti fa fare niente. Ecco fatto. Uno. Due. Tre. Purtroppo va rifatta. Quindi... Ah sì, giusto. Che giustamente dopo che l'abbiamo fatto una volta, eccolo, siamo proprio lì sotto, siamo sotto al muso. Allora, ora bisogna tornargli nel gruppone e ripicchiargli i denti per farlo... Qui conviene stargli proprio attaccati, perché almeno lui si sposta cicciosamente e ci sposta anche a noi. Arriviamo prima sul dietro. Eccoci di nuovo. Ok, alla fine tutti questi boss sono tutti estremamente semplici, bisogna solo capire come farli. Allora, bisogna spostarsi a quello lì, quindi mi ha fatto girare un po' di volte. Thank you.
No! No, non ci credo. Ai ai ai. Ai 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 ai. Che brutta perdita di tempo. Ora, se non mi si arrabbia. Ma guardate voi che perdita di tempo incredibile. Oh va. Un'altra volta. Allora, eccoli. Oh dai, su. Mi ha ricolpito un'altra volta anche questi denti frontali. Ti giri. Tanta pazienza. Oh va, direi che siamo giunti alla fine di questo bastardo. Poi più che difficile fa perdere tempo. Giusto in tempo per non soffocare sott'acqua. Ah, sì, giusto, giusto.
Dio Zunzino. No, non manca molto. Ne mancano 4, non manca molto. E anche Pelagia è morto. Eh sì, so perfettamente di chi sta parlando. Va bene, e anche questi altri due colossi della giornata sono morti. Niente, le abbiamo mancate. E ci rifaremo la prossima volta con... esatto, Phalanx e Cenobia. Phalanx e Cenobia. Phalanx, tra l'altro, è un bel simpaticone. Dovremmo usare anche il nostro amico Agro. E è un altro bel serpentone del deserto. Vediamo se troviamo la... Eccolo qui. Non mancano molti, eh. Mancano giusto altri 4. Sì. Bene, dai, allora ragazzi, per questa puntata è tutto e ci vediamo nel prossimo episodio di Shadow of the Colossus.